Capitano, è arrivata non una vittoria ma la matematica, quella che serviva a lanciare in eccellenza. Eh sì, penso che ce lo siamo meritati, siamo arrivati un po' con tanti infortunati alla fine, giocavamo senza centrocampo, c'è stato un grande impegno da parte di tutti, abbiamo cercato di fare il massimo e l'importante è arrivare alla vittoria del campionato perché lo meritano tutti, lo merita la città, il presidente, la società, il mister, abbiamo fatto un grande lavoro che dura da 2 anni e penso che ce la siamo meritata tutto. Ecco capitano, il percorso va avanti da 2 anni e crediamo non sia arrivato al capolinea, è così? Oh, anzi, stiamo guardando già per l'anno prossimo, ci stiamo muovendo su tutti i fronti col presidente, con Paciarella e dovremo essere sempre al top perché una città del genere merita una squadra al massimo del potenziale, quindi ci faremo trovare pronti anche l'anno prossimo. Che annata è stata per il capitano? Quest'anno ho giocato di più dell'anno scorso, anche per quello che è successo a Tarquini, però alla fine il gruppo mi ha trasportato e erano loro che fondamentalmente hanno giocato sempre, ci hanno fatto vincere questo campionato, però stavamo tutti compatti, quello che io spingo sempre sul gruppo e alla fine i risultati arrivano, poi giustamente ci sono anche le potenzialità tecniche, però gruppo e tecnica fa la differenza. Lanciano ripartirà anche il prossimo anno con Di Gennaro capitano in campo, è troppo presto? No, ma godiamoci questi momenti, poi c'è tempo per pensare, per programmare tutto, il presidente lo sa. Io ci sono, per il Lanciano ci sarò sempre, cerco di dare una mano quando vengo chiamato. Mo, l'anno prossimo ci penseremo più in là, fra un paio di mesi. Mo, godiamoci questa vittoria di campionato perché è tutta meritata.